presentazioni sono già state fatte, circa, va bene. Noi abbiamo composto, diciamo, questa trilogia di competenze che sono ovviamente incastonate una nell'altra. L'obiettivo è quello di, speriamo, ecco, di farvi uscire con una idea, forse su qualche aspetto magari un pochino più confusa, perché in materia di oli essenziali, secondo me, già dalla presentazione del dottor Nubile, si dovrebbe riuscire a comprendere che la grossa difficoltà nell'utilizzo degli oli essenziali dipende appunto se la via che vogliamo sfruttare per la loro efficacia sia la via topica o la via nasale, cioè quindi sfruttare le proprietà degli oli essenziali per quelle che sono le loro proprietà funzionali intrinseche, sfruttandoli per via topica, dove non necessariamente sarà coinvolto l'olfatto. Vi faccio un esempio molto, diciamo, più esplicativo. Se voglio ragionare l'effetto antibatterico, antimicotico di un olio essenziale, quell'effetto io lo ottengo al pari di qualunque altra droga nel momento in cui applico l'olio essenziale sulla cute, ma non lo esplico il suo effetto attraverso necessariamente il coinvolgimento dell'apparato olfattivo. Ecco, spero che questo concetto sia un concetto chiaro perché è qui che a volte viene un po' la confusione nell'utilizzo degli oli essenziali ed era l'obiettivo anche della presentazione del collega, era proprio questo, cioè gli aspetti tossicologici vanno eventualmente tenuti presenti proprio ragionando la via di somministrazione che in quel momento vogliamo sfruttare. Vero anche che in taluni casi c'è l'effetto combinato, quindi di voler sfruttare la via nasale, quindi attraverso il senso dell'olfatto, e adesso vedremo meglio, insomma, qualche dettaglio più, diciamo, teorico che però ci arriva a far comprendere meglio questo mondo, secondo noi, anche molto affascinante degli oli essenziali, perché accanto, diciamo, agli aspetti anche terapeutici o comunque che portano alla salute dell'individuo ci sta tutto l'effetto della magia e della poesia del profumo. Quindi adesso diciamo che con la mia relazione vi introduco un po' in questo mondo più dell'olfatto legato al profumo e che quindi coinvolge ovviamente anche gli oli essenziali. Aristotele già ci ricorda che l'olfatto è un senso che se magari all'inizio poteva anche non essere così valutato, però è intimamente connesso all'atto della respirazione, che può sembrare banale come affermazione, ma in realtà non lo è, perché è stato oggetto di molti studi. E se pensiamo, l'olfatto è forse il primo senso che sfruttiamo sin dal momento della nascita. Proprio perché è quello che ci orienta alla vita e quindi in primo istinto il bambino si orienta attraverso il senso dell'olfatto verso il seno della mamma o comunque verso il cibo. Quindi sicuramente l'olfatto è sempre stato un senso che è stato molto studiato, cioè già Teofrasto nel Deodoribus, Teofrasto era amico di Platone, allievo di Aristotele, e fa una dossologia molto, molto completa, nonostante l'epoca, insomma, in cui ha vissuto, dove praticamente descrive in maniera molto tecnica già come ottenere, attraverso la lavorazione di sostanze estratte per mezzo oleoso, come appunto sono gli oli essenziali attraverso le varie piante, appunto, fa una dossologia completa per arrivare a fare una vera e propria tassonomia degli odori. E sarebbe anche interessante andare a vedere come si è evoluto dal punto di vista antropologico l'uso che l'uomo ne ha fatto dell'olfatto. Allora, è vero che anche dal punto di vista proprio dello sviluppo dell'essere umano, passiamo,
da un numero molto importante, 80 milioni di recettori olfattivi nell'ominide, Perché? perché l'olfatto diventava un senso necessario alla sopravvivenza, perché attraverso l'olfatto ovviamente si potevano anche proprio annusare, come diciamo anche oggi, i pericoli. Per arrivare ai 5 milioni di recettori che abbiamo noi, l'uomo moderno. Quindi c'è stata una progressiva riduzione della capacità olfattiva dell'uomo, ma proprio legato a questo bisogno, ovviamente, nell'evoluzione della specie, si arriva insomma ad avere delle modificazioni sulla base dei bisogni legati alla sopravvivenza. E nello studiare l'evoluzione dell'antropologia dell'odore, è interessante il modello, diciamo, che Alain Corbin nell'82, diciamo, cita, perché parla nel secolo scorso di un silenzio olfattivo. Cioè, il secolo scorso appare come un secolo dove l'uomo, questo già inizia anche nei secoli precedenti, arriva a combattere gli odori, perché l'odore dà un sentore di animalità, e il sentore di animalità era legato alla povertà, era legato a ceti culturalmente più poveri, e quindi si arriva progressivamente a dover coprire questi odori con le tecniche anche più, così, più fantasiose, ma c'era proprio un bisogno primario. Abbiamo fatto in un'altra conferenza una relazione con uno storico ferrarese che ha presentato i vari ambienti nella corte estense con tutte le loro esigenze di essere deodorate, ma proprio per i bisogni primari, senza ancora andare a pensare al guanto di corte profumato della dama di corte. La deodorazione era proprio un bisogno primario. Per noi invece adesso il discorso del profumo diventa un complemento, diventa un abito. Scegliamo dal guardaroba l'abito a seconda dell'occasione e lo complementiamo, lo rivestiamo di profumo. Quindi stiamo entrando ovviamente in un ambito appunto che porta poesia. I recettori olfattivi nelle varie specie, ovviamente, sono numericamente molto differenti proprio per gli usi e gli obiettivi che questo deve avere. È ovvio che negli animali ancora oggi siano molto sviluppati perché legati alla procreazione, legati alla prosecuzione della specie. Poi sarebbe interessante andare a vedere anche tutto il discorso, in un'altra conferenza abbiamo ragionato la chimica dell'innamoramento, e nella chimica dell'innamoramento con i ferormoni, ovviamente anche lì l'olfatto, anche se non ne siamo coscientemente consapevoli, ha un ruolo molto importante. Però diciamo diventa meno legato, diciamo, solo a un effetto legato alla sopravvivenza della specie. Quindi dicevo prima il silenzio olfattivo di Alain Corbin, e io adesso diciamo spendo due parole perché questo chiarimento, per chi non ce l'avesse chiaro, è utile anche poi per meglio comprendere la relazione del collega Manfredini, cioè avere chiaro come funziona il nostro sistema olfattivo dal punto di vista anatomico, ma soprattutto fisiologico. Perché? Perché da lì capiamo meglio come sfruttare gli oli essenziali, come sfruttare, diciamo, tutte quelle molecole che entrano, non possiamo magari fare nulla per evitare che entrino nella nostra cavità nasale, e poi agiscono. Perché nell'ambito dell'olfatto, come senso, si parla di chemocezione. Questo termine chemocezione vuol dire che abbiamo a che fare con delle molecole, perché di queste stiamo parlando, cioè anche ovviamente stiamo ragionando molecole anche naturalmente presenti, ma anche gli oli essenziali naturalmente presenti e poi estratti da una pianta,
ovviamente lì c'è una chimica molto precisa, anche molto complessa, fatta di terpeni, la famiglia di terpeni, insomma, piuttosto che cumarine. Quindi per quello che riguarda, adesso vediamo se ci riesco a farlo partire, spero anche senza l'audio, perché preferirei farvelo io il commento. Allora, praticamente questo succede. Adesso ci fermiamo qua. Allora, quando noi possiamo, diciamo, nell'atto, appunto, vi ho detto, introducendo questo argomento, il senso dell'olfatto è intimamente legato all'atto della respirazione. Allora, attraverso la respirazione, quindi attraverso la via orto-nasale, attraverso l'aria, nell'aria anche adesso, sono disperse un numero molto alto di molecole che saranno foriere di un determinato odore. Ma prima che noi possiamo riconoscere e dare un nome, e poi saremo tanto più bravi a dare quel nome quanto più avremo esercitato questa abilità, occorre che quella molecola che adesso è dispersa nell'aria venga inalata attraverso l'aria, quindi vuol dire che queste molecole sono disperse nell'aria, nel momento in cui entrano nella cavità nasale cominciano a incontrare delle barriere. Le barriere sono il muco è un ambiente, diciamo, prevalentemente idrofilo, invece le molecole che noi respiriamo e le molecole che poi appunto compongono oli essenziali sono prevalentemente lipofile. Quindi dovrà succedere qualche cosa perché questi due diversi comportamenti vadano d'accordo. Quindi nel momento in cui la molecola entra nella cavità nasale, potrebbe anche raggiungere, diciamo, l'area ricca di recettori nasali, lo può raggiungere anche per la via retronasale, attraverso poi l'ingresso attraverso la faringe, e qui ci apriamo al discorso del senso del gusto, ovviamente, quindi diciamo attraverso la bocca, attraverso il naso, entrano queste molecole, nel naso già c'è un ambiente che fa due azioni. Una è quella, diciamo, in certi casi di favorire l'odorazione, cioè una vera e propria trasformazione chimica ad opera di una serie di proteine enzimatiche che appartengono al citocromo P450, lì avviene una modificazione che può avere due significati. Una è quella di diciamo preparare la molecola perché possa andare finalmente ad agire sul recettore olfattivo. L'altra è anche possibile depotenziamento di questa molecola. È come se nel nostro naso ci fosse un sistema di difesa, perché certe molecole l'organismo le depotenzia perché potrebbero essere disturbanti. Quindi nella parte superiore della narice c'è un tessuto cellulare epiteliale pluristratificato molto denso di recettori, ed è qui la chiave. Questo recettore, come tutti i modelli dei recettori, funziona come modello chiave serratura. Quindi vuol dire che per ogni molecola, per ogni tipo di molecola che entra, c'è uno specifico recettore. E vi spiegherà poi lui meglio gli aspetti anche chimici di questa chemoaccezione, di questa attivazione. A noi che cosa interessa, anche dov'è la parte più poetica di tutto questo discorso? Che nel momento in cui si attiva il recettore, cioè la molecola entra nella sua tasca, entrando nella sua tasca si attiva un segnale elettrico che parte attraverso il bulbo olfattivo, quindi c'è un vero e proprio un sistema di innervazione che mi fa arrivare alla corteccia orbifrontale, da lì si arriva sino per scalata, diciamo, al sistema limbico. Quindi, se arriviamo al sistema limbico, è lì che parte la parte che più ci piace di questo argomento, la parte emozionale, la parte che coinvolge la parte di aromaterapia, di aromacologia, cioè come... Cosa? Ecco, intanto andiamo avanti qua, per favore. Ok, qua. Così finisce questo. Dicevo, la parte di aromaterapia e aromacologia, cioè come utilizzare queste note olfattive
Intanto vi ho già introdotto l'altra parola chiave, note olfattive nel loro effetto sul sistema limbico. Quindi qui viene praticamente nell'animazione evidenziato quello che vi ho appunto appena spiegato. Quindi il bulbo olfattivo parte questo segnale che parte e arriva sino al sistema limbico. Quindi vuol dire che sino a una certa parte non possiamo fare nulla perché la molecola entra, interagisce con un recettore, poi nel coinvolgimento del sistema limbico, ovviamente nel momento in cui io vivo quella odorazione di quella determinata sostanza e questa mi provoca un'emozione non positiva, io associerò prevalentemente a quella nota, a quella molecola, un'attivazione di un'emozione non positiva. E qui nella vita si va a comporre tutta una olfatoteca emozionale che dipenderà da soggetto a soggetto, ma dipende anche molto dall'esperienza, dipende anche molto da come ci si educa agli odori. Noi facciamo lezione anche con i bambini nella scuola primaria per educarli a odorare, a riconoscere gli odori e a legare delle emozioni, proprio per cominciare un po' così ad alfabetizzare per questo discorso delle note olfattive. Poi se uno volesse fare delle cose ancora più meravigliose, si potrebbe legare ovviamente il tema del profumo al tema della musica. Perché? Perché quando noi indossiamo un profumo, quando noi costruiamo un profumo, scriviamo una poesia, scriviamo un testo dove abbiamo a disposizione la nostra grammatica, le nostre parole, sono le note olfattive, le singole sostanze che poi andranno a comporre delle note e andranno a comporre degli accordi olfattivi. Quindi ormai è noto, diciamo, che ciascun profumo, scusate che bevo, ciascun profumo è suddiviso, e questo ce lo insegnano anche o ci accompagnano alla vendita, magari i profumieri, insomma, esperti nella vendita del profumo, ci spiegano che il profumo, quando noi lo annusiamo, è formato da una piramide cosiddetta olfattiva, cioè sarà stato sapientemente miscelato per avere delle note cosiddette di testa, di cuore e di fondo, dove la differenziazione tra la testa, la cuore e il fondo sostanzialmente è data dalla persistenza di queste molecole nell'aria e anche sulla pelle. La persistenza ovviamente sulla pelle verrà potenziata anche sulla base proprio di molecole che noi possiamo mettere all'interno del prodotto finito del profumo. È interessante, dicevo, legare il discorso della musica al discorso del profumo. Non è sicuramente una nostra invenzione perché è già proprio Pièce che ha avuto questa, diciamo, questa intuizione molto molto bella creando l'odafono, dove l'odafono praticamente ha associato a ciascuna nota del pentagramma una nota olfattiva e quindi insomma anche per chi magari di voi ha tutta un'esperienza musicale insomma capisce la bellezza e come questi due mondi veramente potrebbero parlare in maniera molto molto sapiente. Io adesso vi sto facendo delle suggestioni, non ho ovviamente il tempo di soffermarmi su ogni aspetto, però insomma, vabbè, l'idea è anche di queste mattinate trascorse insieme è di uscire con delle nuove, magari così, delle nuove suggestioni. Allora, dicevamo, ogni profumo è composto, cioè noi possiamo andare a ciascuno, per il profumo che lavoriamo, che amiamo, che indossiamo, possiamo andare ad evidenziare le note di testa, cioè sono oli essenziali più volatili e che quindi sono quelli che noi percepiamo per primo nell'andare ad annusare il nostro profumo. Generalmente queste note, quelli quindi che noi percepiamo per prime, sono note che vengono definite agrumate o esperidate, è la stessa cosa, o note fresche, o note aromatiche, o note marine, ma non è che questi nomi potrei diversamente chiamarli, cioè c'è un vocabolario, diciamo, c'è un lessico piuttosto preciso che nel settore, diciamo, della profumeria usiamo, e quindi,
così vengono enunciate. In che modo? Quindi la nota agrumato e speridata che vedete essere in cima a questa piramide olfattiva sarà composta appunto da delle note che, agrumate, quindi non hanno bisogno di ulteriore spiegazione, facciamo così. Quindi ovviamente pompelmo, mandarino, arancio e tutti i bergamotto, ed è già solo qui ci dovremmo fermare almeno un quarto d'ora, 20 minuti, per poter esperienziare di annusare tutte le singole note e cominciare a capire quanto siamo abili e quanto siamo precisi nel riconoscere, che ci può sembrare semplice, ma vi assicuro che non è semplice, di distinguere, ma quello dipenderà da quanto noi siamo stati allenati, un pompelmo, un mandarino da un arancio. I bambini sono molto bravi. Non vi so dare la spiegazione, però ho visto che sono più bravi i bambini rispetto agli adulti. Ecco perché, diciamo l'adulto che già non è troppo in questo settore. Dicevo prima, se io parlo di una nota nota di testa che chiamo nuova freschezza, la chiamo nuova freschezza perché così si chiama, ed è rappresentata da un'unica sostanza che per giunta è di origine sintetica. Quindi qua introduco un altro concetto che starete già comprendendo, cioè nel profumo è bellissimo pensare alla magia di tutti gli oli essenziali che questi potranno contenere, ma diciamo che l'arte profumiera più moderna ha la necessità di sfruttare molecole di sintesi e quello proprio appunto per questa parte il collega Manfredini sarà più preciso. Quindi il deidromercenolo, che ha questa strutturina qui, è una molecola di sintesi che è responsabile della nota nuova freschezza che poi andrà a comporre la piramide olfattiva, così come il calone, stessa cosa. Via così, ecco, il calone è responsabile della nota marina, quindi nel comporre poi le famiglie olfattive si andranno a mettere insieme queste note e verranno fuori degli accordi, ma dopo vedremo meglio. Note di cuore, fiorita, ma qui ulteriormente suddivise, fiorita fresca, fiorita secca, a seconda della tipologia di nota che verrà, diciamo, impiegata, le note verdi, le note fruttate, poi per andare, diciamo, nelle note di fondo, le note di fondo sono tutto questo elenco, speziate, legnose, fougère, cyprès, cuoio, l'elenco che vedete, dove all'interno di ciascuno ci stanno delle sostanze, che possono essere sostanze di origine naturale, possono essere sostanze di sintesi. Allora, vediamo in questo, se riesco ad andare avanti. Quindi ecco il perché potete comprendere che non basta sicuramente una mezz'oretta di chiacchierata, ecco, per entrare in maniera approfondita. Quindi, questo mi preme che vi rimanga come concetto, se già non ce l'avevate. Le sostanze d'origine, anche quelle che vengono impiegate proprio nella profumeria alcolica moderna, possono avere due origini, naturale e sintetica. Quindi abbiamo una bella pletora di materie prime, e qui vedete sia nelle note di testa, nelle note di cuore, nelle note di fondo. La ricerca è una ricerca anche molto attiva, cioè anche l'Italia ha dato tanto nella ricerca chimica, nella sintesi di nuove molecole odorose. Molto spesso l'esigenza viene per dover sostituire magari materie prime, il cui approvvigionamento magari non sarebbe così ecosostenibile, e quindi ci si orienta alla nota di sintesi. E quindi, insomma, c'è tutto un elenco. Che ovviamente questa presentazione io la uso anche per lezioni che durano una giornata, 2 giornate, dipende. Cioè tutto il tempo dovrebbe essere quello per andare a olfattare e fissare il concetto che stiamo esprimendo. Eccole qua, quindi dicevamo a partire dalle note si arriva alle famiglie olfattive, quindi dalle famiglie olfattive poi la parte, diciamo, che piace un po' a tutti è quella di collegarla a profumi che sono già noti, insomma, che hanno fatto la storia del profumo, che
Nel secolo scorso veramente c'è stata un'esplosione del settore a tutti i livelli, partiti dal livello artigianale per arrivare al settore industriale. Quindi vedete l'agrumata, la florale, la fusella, cipre, la legnosa, l'ambrata e la cuoiata. Quindi queste sono le famiglie olfattive dei profumi. Solo qualche esempio così, insomma, tanto per. Nella famiglia agrumata, quindi abbiamo detto le famiglie agrumate sono quelle che compongono prevalentemente la nota di testa quindi sono appunto, danno sempre questo tocco un po' energizzante, frizzantino, no? Perché la nota agrumata è una nota pungente. E qui ne abbiamo tantissimi, ecco, di esempi che potremmo andare a costruire i primi profumi. Quindi profumi intesi come prodotti finiti, prodotti cosmetici, appartengono alla categoria nell'ambito della classificazione dei prodotti cosmetici. Il primo fu la colonia 4711. La colonia 4711 fu il primo esempio commercialmente disponibile dal 1792 di prodotto basato principalmente sulla famiglia agrumata. Poi venne nel 1916, venne presentato all'Acqua di Parma, che ha una storia bellissima, insomma è un mondo molto bello quello dei profumi, insomma, ci potremmo raccontare un sacco di cose sino a stasera. E qui vedete alcuni nomi, cioè ovviamente non c'è nessun intento di fare pubblicità, è solo proprio, è storia, questa è storia. Cioè accanto al lancio di un profumo ci stanno il mondo della moda, il mondo, cioè, è un mondo molto trasversale quello dell'industria profumiera. Ci sono i brand, che sono brand che accanto al mondo, diciamo, della profumeria legano tanti altri settori importanti, insomma, nella nostra società. Quindi qui vedete solo alcuni nomi, alcuni esempi. Per dire, no, quando noi ragioniamo un profumo, adesso lì vedete un esempio. Cioè, di ogni profumo andrebbe ragionata la piramide olfattiva, quindi quando si è particolarmente esperti si può anche ragionare con il commesso della profumeria. Mi spieghi la piramide olfattiva di questo profumo? Dovrebbe essere in grado di farlo, in modo tale da riuscire a comprendere e mano a mano ad allenarsi anche a capire a cosa noi siamo, diciamo, da cosa noi siamo più attratti come famiglia olfattiva. Interessante. Me lo sono messo lì come appunto perché il tè verde, che è un accordo olfattivo, il tè verde è un insieme, è un accordo perché lo si ottiene con tre note. Quindi mettendo bergamotto, un edione, che è una molecola di sintesi, e il musk, che lo è altrettanto, si ottiene questo accordo che noi siamo abituati a riconoscere, a chiamare tè verde, ma poi dopo ovviamente questo verrà arricchito e completato da un sacco di altre note. La nota floreale è più tipica, diciamo, dei profumi femminili, ovviamente. Adesso qui non sto distinguendo ciò che è profumo femminile da ciò che è maschile, perché potrebbe essere un'altra chiave di lettura. Però, insomma, la floreale è più femminile. All'interno della floreale, questo solo per farvi capire la complessità della materia, si ragionano i floreali aldeidati e detto così non vi dice niente, ma magari qua dentro ci saranno molti nasi che ameranno il florale aldeidato per eccellenza, che è Chanel numero 5. È un florale aldeidato, quindi questo aldeidato lo lasciamo dopo alla relazione del collega. Quindi vi dico solo questo appunto, Chanel numero 5. Un floreale acquatico, stiamo già cominciando a capire che quindi c'è una prevalenza magari di note fresche, ma se viene data l'accezione acquatica vorrà dire che insieme uniremo delle note marine, come prima avevamo visto, che sono sempre note di testa. Un floreale fruttato, e un floreale fruttato vuol dire che combiniamo la nota floreale a quella fruttata, quindi una più di testa per arrivare insomma a una più persistente. Poi magari possiamo unire alla nota fruttata le note gourmand,
Le note gourmand sono quelle che piacciono anche molto, che sono quelle che evocano il cibo. La materia prima, la fava tonka ha ricorda moltissimo l'odore del cioccolato e quindi viene spesso messa come nota di fondo perché dà questo richiamo, insomma, al cioccolato. E poi il floreale green e con questa modalità si può andare avanti per tutte le categorie. Ecco, un appunto più dal punto di vista anche culturale, la famiglia Chypre è una famiglia molto elegante, che, come vedete lì, formata da bergamotto, rosa, gelsomino, muschio di quercia, lavano e patchouli. Queste sì. Ah, ecco, se avete quindi la Cipre, allenandosi, cioè i nasi si allenano per riuscire a riconoscere, sono una migliaia, le note. Un po' come quando si diventa esperti di inci, sono 22.000 ingredienti che si sanno riconoscere. Nel mondo delle fragranze c'è un bel po' di materie prime e il naso le riconosce, le discrimina. Quindi vuol dire che i suoi recettori olfattivi sono stati molto allenati, è anche molto pesante come lavoro. Noi adesso abbiamo appena concluso un 3 giorni di lezione con i nostri studenti del master, sono usciti alla fine dei 3 giorni un po' storditi, cioè perché olfattare queste sostanze in continuo stimola molto i recettori olfattivi, perché a un certo punto c'è anche un effetto di stordimento. Quindi la famiglia Cipre, dicevo, nasce nel 17 per intuizione, perché sono delle opere. Quindi questa François Coty lancia il suo profumo, ma lancia un suo profumo e da lì ne nasce poi una famiglia olfattiva, perché il successo è tale per cui viene richiesto, comincia a essere sempre più, diciamo, desiderabile. E quindi nasce una famiglia olfattiva, ma quando lui l'ha creato non era sua, penso, ambizione, ecco, subito che questo diventasse una famiglia olfattiva. E da lì poi, insomma, ci sono state tutta una serie di declinazioni, insomma, che derivano dall'estro artistico del naso. In Italia abbiamo dei nasi molto importanti, insomma, quindi possiamo anche avere questo vanto. Questi elenchi vanno avanti, ma non ho proprio il tempo di soffermarmi. Datemi il tempo, ho già esaurito, sì, direi abbastanza. Abbondantemente, sì, vabbè, è un dettaglio, dopo tu sarai molto bravo a sintetizzare. Se fai sintesi, quindi sintetizzerai. Dicevo, perché sono 2.500 gli esempi, ecco. Ovvio che in una eterogeneità di aula così non ho neanche io la percezione di quanto quello che io vi stia dicendo arrivi più o meno, insomma, a destinazione. Quindi una famiglia olfattiva aromatica acquatica è tipica del profumo che vedete lì, ma non mi interessa il nome, mi interessa andare a vedere da che cosa sono composte le note di testa, cioè quelle che percepiamo subito, alle note di cuore che percepiamo un po' dopo le note di testa, ma che poi cominciano a perdurare nel tempo, sino ad arrivare alle note di fondo, che sono quelle che noi poi olfattiamo per delle ore sulla pelle. L'aromatica fougère, anche la fougère è nata più per il mondo maschile, e vedete, insomma, lì tutta una serie di aziende e di marchi che hanno fatto il loro successo. Con questi tipi di accordi olfattivi, di famiglie, meglio. La fougère classica nasce nel 55, ancora oggi è ricercatissima nell'ambito, diciamo, della profumeria maschile, così come a questi altri marchi hanno aggiunto delle note fruttate fresche, aggiungendo delle, ecco, mi incuriosiva, diciamo, questo profumo perché questo profumo nasce con l'idea, accanto al fougère, di aggiungere, ve l'ho proprio scritto così, l'odore di pulito, bianco al sole. Se adesso avessimo la possibilità di annusarlo,
Da qui si apre tutto un capitolo di note, che sono quelle marine acquatiche, che poi sono state trasportate a tutto il mondo della detergenza. Voi forse non sapete quanti soldi vengono investiti per trovare la giusta fragranza per l'ammorbidente. Il settore degli ammorbidenti, adesso vedevo ieri al supermercato, quelli che ti garantiscono sino non so quanti giorni, 20 giorni di persistenza della fragranza nell'armadio, cioè c'è uno studio dietro, chimico e tecnologico, notevolissimo, nella veicolazione di queste molecole, quindi anche nei settori diversi dalla profumeria. Bene, allora io chiudo perché ho capito che ho già consumato tutto il mio tempo e volevo quindi concludere adesso ci arriviamo, con quello con cui ho iniziato, cioè è bellissimo il mondo delle fragranze perché è bello perché appartiene al mondo della cosmesi e quindi ci permette di creare dei profumi meravigliosi che fanno la storia. È altrettanto bello però l'uso sapiente delle fragranze, intese appunto come gli oli essenziali, per andare a stimolare il benessere e quindi il tema della psicoaromaterapia. C'è l'altro argomento molto affascinante che è quello del neuromarketing olfattivo, quindi sono tutti argomenti che noi stiamo esplorando nei vari ambiti in cui operiamo. Perché è altrettanto attuale, quindi non, anche qui magari inconsapevolmente, ma sempre più consapevolmente ce ne stiamo accorgendo, come gli ambienti, dalle catene di negozi agli ambienti, alle banche, eccetera, siano diciamo, collegabili a una fragranza che quindi diventa la firma olfattiva di quell'ambiente e quindi noi quasi così paradossalmente potremmo andare nei negozi solo sfruttando l'olfatto perché veniamo veramente martellati. Adesso, ad esempio, stiamo facendo un bellissimo lavoro di tesi, cui risultati stiamo raccogliendo adesso, dove stiamo andando a valutare l'effetto della fragranza dispersa nell'ambiente nelle farmacie per vedere quanto e come il cliente modifica il suo comportamento all'acquisto. E anche al benessere, ovviamente, a stare nell'ambiente. Io direi che qui concludo, passo il testimone al collega Manfredini. Se avete domande, siamo ovviamente qui.